Ciao a tutti, amici e amiche di Quinta Dimensione Letture, bentornati a tutti quanti gli affezionati e benvenuto o benvenuta se è la prima volta che mi ascolti e ti invito quindi a tal proposito a iscriverti anche a questo canale attivando la campanellina e poi cliccando su tutte per ricevere appunto tutti i contenuti che pubblicherò su questo canale che per chi già mi conosce lo sa, ma per chi non mi ha mai ascoltato, ricordo che questo canale propone sia interattivi di cartomanzia e oracoli, ma anche contenuti di crescita personale e meditazioni. Allora, oggi andiamo nello specifico con un codice sacro che ci aiuta a trovare e attirare l'amore della nostra vita. E a tal proposito, appunto, volevo specificare una cosa: l'amore della tua vita non è detto che sia chi pensi tu. Quindi invito a prestare attenzione prima di recitare questo codice, perché se decidi di recitarlo perché devi attirare quella persona, non funziona. Questo funziona per attirare l'amore della tua vita, cosa che tu su questa terra da essere umano non puoi sapere chi sia, altrimenti non eri qua. Perciò che sia chiaro benissimo questo concetto. Perché se sei fortemente legata o legata a qualcuno e non vuoi lasciare andare quel qualcuno, quella è una questione tridimensionale, è una questione ancora di bassa e vecchia energia. Perciò chi recita questo codice sacro deve essere cosciente e consapevole che recitandolo potrebbe arrivare una persona che tu non sai, perché l'amore della tua vita è scritto da un'altra parte, oltre che nella tua akasha, va bene, nel tuo sé superiore, nella tua presenza io sono, ma è proprio a livello, ok, di dimensioni superiori. Potreste già stare insieme a livello di anima, per esempio già in quinta dimensione, e non si è ancora manifestato qua, nella terza, dove siamo noi in questo esatto momento. Quindi sappi bene che questo codice sacro va recitato proprio con, oltre, va bene, alla fede e convinzione assoluta che dico sempre e che vi ricordo sempre, ma con la cosciente consapevolezza che se siete molto legati a qualcuno adesso, in questo momento, ok? E avete magari paura, no? Che questa cosa, non so, possa finire, sappiatelo, perché se poi recitate un codice sacro che in cui chiedete che arrivi l'amore della vostra vita e quell'amore della vostra vita è un'altra persona. Spero che il concetto sia chiaro, eh? Quindi questo codice ci aiuta moltissimo, ok? Proprio ad attirare l'amore. Tra l'altro sotto abbiamo una frequenza adattissima a tutto questo che qualcuno di voi conoscerà, ma per chi non ha mai sentito parlare, sono delle frequenze in hertz specifici per ogni argomento di questa vita. Va bene? L'argomento amore è molto particolare e suona, diciamo, vibra, la sua frequenza è intorno ai 528 Hz. Un'altra frequenza per questo tipo di, diciamo, di decreti, no? Ma anche di codici sacri, ma per tutto quello che è il lavoro energetico, quindi non ha importanza se uno o l'altro, uno li può mettere sotto anche quando fa un'altra cosa, non c'è bisogno solo quando si recita qualcosa, eh? Queste sono frequenze che lavorano in background, lavorano nell'inconscio e poi nel subconscio. Quindi fanno comunque bene e non c'è bisogno di prestare attenzione. Quindi questa appunto è una 528 Hz, poi c'è la 432 anche che è abbastanza adatta, ma io preferisco questa, che mi sembra molto più diretta. È proprio la frequenza dell'amore. Ripristina anche una certa guarigione, bene? E in alcuni casi potrebbe anche aiutare ad attirare l'anima gemella, comunque, no? Questo, allora, per l'anima gemella specifico c'è anche un altro codice sacro. Non lo metto insieme a questo perché, proprio per quello che ho detto prima, e poi non possiamo mischiare le anime gemelle con l'amore della vita, cioè è tutto un discorso, ma ampio, ma largo. Qui facciamo questo qui, adesso, va bene? L'amore della tua vita, vediamo cosa succede. Poi magari più in là metterò, perché per esempio, giusto per farmi un esempio, come codici sacri sull'amore possiamo fare anche, appunto, dicevo, la connessione con l'anima gemella, attirare un'anima proprio affine, 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 no? Questo qui che facciamo oggi, che è l'amore della tua vita, che è 11550. Va bene? Allora, i codici sacri funzionano che si può recitare, io preferisco, chi lo vuole recitare come lo recito io, lo faccia con me, venga qua tutti i giorni. Io lo recito 11550, ma i codici sacri possono essere anche recitati, ad esempio, tipo 11.550 oppure 11.550.
Io preferisco il numero, è una questione mia però. Quindi chi preferisce, chi piace come lo faccio io, lo fa anche con me se vuole, perché io adesso ve lo farò. E chi già lo sa, saprà che vanno recitati 45 volte, quindi io ve lo faccio 45 volte e senza che dovete contare, sapete già che sono precise. Va bene, queste 45 se le fate sopra me, perché sono già contate. Poi abbiamo l'amore tra le coppie, per esempio, per rafforzare l'amore dalle coppie, che è un altro codice. Proprio per chiamare l'angelo dell'amore, ancora un altro codice. Insomma, ci sono diverse cose, ma non si deve fare un putpurì di queste cose. Bisogna procedere per gradi, lavorare con le energie come si fa. E con le energie si lavora lentamente. La fretta, ok, affogarsi non serve. Vi produce, anzi, non ve lo consiglio proprio, un effetto opposto. Fatene pochi, alcuni, decidete quei 2 o 3 al giorno, ma con fede e convinzione, presenti in quello che fate. Sempre e comunque. Sappiate bene che quando viene recitato comunque un codice sacro, una risposta la si ottiene. A volte anche quasi immediata, perché ci sono state queste cose, queste manifestazioni anche abbastanza immediate. Quindi diciamo che non esiste qualcuno che ha fatto un codice sacro che non ha tratto poi beneficio, sia nel medio o lungo termine, no? Ma anche a volte, ripeto, anche abbastanza velocemente. Mi raccomando, la tua vibrazione deve essere per forza una vibrazione di fede, di convinzione, va bene? Non bisogna. È come dire più o meno questo, cioè lo recito e so già che è realizzato, perché quando voi pronunciate è fatto, è fatto, è fatto, ragazzi. Questo implica questo tipo di accettazione in voi, è fatto, è fatto, è fatto, no? Cioè non chissà se succederà, chissà se succederà, chissà se succederà. Questo non va bene, qui già partiamo male. Quindi recitatelo solo nel caso, va bene, che siete veramente convinti di tutto questo, perché voglio e pretendo che siano fatti questi contenuti in modo serio. Chi ha intenzione di giocare vada da altre parti. Su questo canale si lavora serio, in modo molto serio. Allora, ripeto, appunto, deve essere ripetuto 45 volte. Va bene? Qui diciamo non serve un'apertura, però potete voi formulare un'apertura, che ne so, magari angeli ed esseri di luce, no, diciamo vi affido questo codice per l'amore, c'è cioè una cosa così, questo va più sul personale, quindi vedete voi, no, il vostro desiderio qual è. Va bene che il codice che facciamo oggi 11550 è per attirare l'amore della tua vita, quindi potreste formulare tipo una cosa del genere, universo, angeli ed esseri di luce, aiutatemi ad attirare l'amore della mia vita. Già basterebbe questo, eh? Allora, non è fondamentale per questo tipo di codice sacro. Poi se volete farla la frasetta iniziale la fate, io non la metto. Non la metto perché già è molto proprio. No, ma non perché quelli che hanno la frase prima sono meno potenti, però per questo in particolare non serve. Allora, potete dirli sempre ad alta voce, mi raccomando, eh? Sentitevi proprio quando li recitate. Va bene? Allora, adesso direi di. Un'altra cosa, i respiri, mi raccomando, eh? Sempre coscienti e consapevoli. Fate 3 bei respiri profondi prima di iniziare il codice. Va bene? Ripeto, 11550. Io lo dirò così. Chi vuole farlo per conto suo e cambiare, ok, con il modo in cui si dicono i numeri. E vuol dire 11.550 ha effetto lo stesso. O vuol dire 11.550 se vi piace di più. Io preferisco il numero per numero. Però, insomma, non sempre. Dipende quanto è corto, quanto è lungo. Per esempio, il 520 mi piace 520. Cioè, vedete come vi risuona? Perché la vibrazione è importante, quello che percepite è importante. Se vi piaceva 520, fate 520. Io l'ho fatto a modo. Come piace a me, e comunque funziona a qualsiasi modo, non è che l'avete fatto sbagliato. Chi dice 520 e chi dice 520 ottiene la stessa cosa. E in questo caso lo stesso per 11550. Va bene? Chi vuol dire 11.550 lo dica pure. Quindi, per attirare l'amore della tua vita, allora poi alla fine, come in questi casi faccio nei miei video, mettiamo uno di questi oracoli, va bene? Con un messaggio. Per te che ascolti un consiglio, un messaggio, insomma, vediamo. Perché a volte sono più dei messaggi diretti, a volte sono più dei consigli con dei numeri sotto, quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Adesso prendiamoci qualche secondo, che io preparo il conteggio del codice preciso, quindi 45 volte tutti i giorni per almeno 21 giorni, come gli altri codici, chi già li conosce, eh? Per almeno 21 giorni. Chi vuol continuare, continui. Va bene? Anche dopo il 21° giorno. Vedete voi.
Allora, appunto, prendiamoci qualche respiro e procediamo. Uno uno cinque cinque zero. 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 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0 1 1 5 5 0. Benissimo. Quindi lo recitiamo come abbiamo fatto adesso 45 volte per 21 giorni, va bene? E oltre chi vuole, però almeno 21 giorni. Fatelo, va bene? Così entra proprio dentro di voi. Allora, adesso prendiamo un messaggio dei miei oracoli divini, messaggi divini. Vediamo un po' cosa viene fuori. Per te che ascolti, come faccio di solito, ragazzi e ragazze, non metto il testimone. Quindi vediamo che messaggio preciso e perfetto del qui e ora, col sincronismo divino che non sbaglia mai. Che cos'è che deve arrivare chi ascolta adesso qua? E a coloro che sceglieranno carta numero 1, la carta numero 2, la carta numero 3. Vediamo qual è il messaggio per voi, per te che scegli. Allora, ragazzi, chi ha il quarzo rosa? Chi ha il quarzo rosa lo utilizzi, se ce l'ha vicino quando recita il codice, ma non fa niente se non ce l'avete, però è una cosa in più che aiuta a lavorare proprio sul quarto chakra. È un quarzo rosa di qualsiasi, questa vabbè è una sfera, però
Potete avere comunque sia qualsiasi forma, anche diversa, insomma, non è importante quello, è che è l'energia del quarzo stesso che aiuta sul quarto chakra e quindi anche su quello che è la sfera sentimentale. Allora, adesso iniziamo con chi ha scelto la carta 1 della stesa 1. Vediamo che messaggio c'è per te adesso. Sono con te, chiamami tre volte, numero 34 o anche il reversibile 43. Gli angeli e i maestri ascesi sono con te in questo momento. Che bello, ragazzi. E qui aggiungo io anche qualche tuo magari trapassato, qualche defunto. Qua c'è proprio un messaggio diretto, perché questi tipi di video qua, così come la canalizzazione dell'angelo che faccio una volta al mese, appuntamento fisso, sono precisi quelli, lo sanno, lo sanno che io parlerò di questo. Quindi chi si vuole presentare o comunque sia deve dare un messaggio qui proprio. Allora, la sincronicità non sbaglia mai, ma su questi tipi di video proprio assolutamente non sbagliano. Quindi qua sono con te, chiamami tre volte perché? Perché spesso si dice nel linguaggio energetico, dagli operatori di luce, ma anche gli operatori olistici, insomma, chi lavora con le energie, il numero 3 è ottimo per chiamare, perché è come se diciamo una volta ti sveglio, la seconda ti chiamo, la terza proprio ti sto, ok, chiedendo proprio di venire qua. Quindi questo essere, va bene, questa luce che ci sta parlando adesso, ci dice sono con te, quindi vuol dire qualcuno di voi in ascolto che c'è. Magari già qualcuno lo sa, qualcuno già percepisce dei suoni, degli odori, dei rumori, delle folate di vento, dei tocchi sulle guance, sui capelli, insomma, qualcosa, sulle mani, qualcosa di strano che non è un prurito e non è vento, non è niente. Quindi qualcuno già sicuramente qui lo sente. E questa è solo la conferma che ti è arrivata. Anche il 3 o anche il numero 4 può essere buono. Comunque sia, se non è un defunto, è comunque un angelo. O anche qualche maestro asceso, che sono proprio qui in questo momento vicino a te e te lo vogliono proprio dire. Quindi sincronicità perfetta se stai guardando questo tipo di interattivo e soprattutto il contenuto di questo interattivo. Ok? Quindi, adesso andiamo avanti con la stesa 2. Chi ha scelto la carta 2? Messaggio. In te si sono risvegliate capacità spirituali e psichiche 17-17, allineamento ai corpi spirituali più alti o anche il reversibile 71, ragazzi. Quindi qua abbiamo anche dei risvegliati. Qualcuno che forse è stato un po' dormiente per del tempo, per degli anni, adesso ha capito, va bene, le sue capacità quali sono, ha capito che riesce, che ne so, magari a percepire prima le cose, prima che accadano, va bene, insomma, ha sviluppato questa sensibilità, questa empatia proprio, no? E che magari c'è sempre stata, no? Magari c'è sempre stata, è semplicemente un risveglio. Questo fa parte anche del famoso processo di ascensione di cui parlo spesso nei miei video. Sappiamo che il pianeta sta ascendendo, sta salendo di vibrazione e tu con essa, va bene? Tu con Gaia, con la nostra madre terra. Quindi anche tu fai parte magari di quelle persone che contribuiranno con la loro luce, con la loro energia ad avere sempre un mondo, diciamo, migliore, ad andare incontro ad questa elevazione, va bene? Quindi si sono risvegliate proprio in te queste capacità forti, ok? Forse qualcuno più in modo lieve, ad altri magari in modo un pochino più, non so come dire, velato, magari piano piano, invece qualcuno ha avuto proprio il boom, la botta, va bene? Allineamento ai corpi spirituali più alti, quindi anche questo allineamento a volte può provocare del malessere fisico, molta stanchezza in più, dolori proprio alle ossa, alla schiena, al collo, al cuore, le palpitazioni, insomma, queste accelerazioni, perché l'adattamento dell'allineamento lo si sente nel corpo fisico, lo si sente. Quindi non ti preoccupare, a meno che insomma c'è proprio qualcosa che ti fa male, chiaramente vai dal medico, però se sono sintomi, diciamo così, che vanno e vengono, potrebbe essere anche un innalzamento energetico per te, Quindi complimenti comunque e porta avanti questa cosa che ti si è svegliata, va bene? Questa capacità spirituale, utilizzala per una crescita personale in primis, ma poi mettila anche al servizio degli altri, perché è una catena, va bene? È una catena di luce che nessuno spezzerà mai. Andiamo con la stesa numero 3. Chi ha scelto la carta numero 3? Cosa c'è per te? Mentre dormi, ricevi informazioni importanti anche se non ricordi nulla. Addormentati chiamandoci 010111. Allora, anche qua abbiamo qualcosa di simile alla 1. Comunque, dove ci dice che ci sono delle informazioni che ti vengono date, possono essere sotto forma di luci, codici, colori, informazioni, voci che senti anche quando dormi, se magari qualcuno ti stia parlando. Anche se non ricordi nulla, ci dicono qua che però queste informazioni
vanno proprio dove devono andare, quindi non c'è pericolo di sbaglio, eh? Anche se non ricordi il tuo subconscio, il tuo inconscio, il tuo, diciamo, anche campo energetico, perché le informazioni si mettono anche nel campo energetico delle persone, comunque rimangono lì. Non ti preoccupare se non hai capito niente, cos'è che mi è stato detto, non ho capito nulla, non importa. Tipo, ho visto una forma, non ho capito cos'è, va bene, se vuoi cercarla, provare a capire cos'è, nessuno dice che non va bene, anzi, fallo, però non ti stressare nel cercare sempre una risposta, sempre un qualcosa, sempre di dare un motivo a qualcosa che succede, va bene? Questo per noi terrestri che siamo qua in questo, insomma, in questo viaggio, è motivo di stress cercare di capire a volte più di quello che ci è dato capire. Quindi si dice anche nelle altre dimensioni comunque che ognuno è pronto a capire, a sentire, a vedere, va bene? E avere le risposte quando è pronto. Se ancora non le percepisci, non le capisci tutte, è perché non sei pronto o pronta. Quindi quando è ora che vedi, vedrai, non ti preoccupare. Quando è ora di capire, capirai. Quando è ora di sentire, sentirai. Qui non c'è sbaglio. Se ancora qualcuno non ci è arrivato, ci arriverà. Piano piano, non c'è problema. Ognuno è pronto al momento suo, non ce n'è uno uguale all'altro. Quindi non possiamo fare questi tipi di cose, di differenze, ma a me quando, a quell'altro perché, non ci sono queste cose. Qui ognuno quando è pronto vedrà, sentirà, capirà. Quindi non stressiamoci con questi interrogativi continui, va bene? Qua ci dice anche un altro consiglio per te, che hai scelto la carta 3, di addormentare, di quando ti addormenti, ok? Chiamaci, ci dice, addormentati chiamandoci. Perciò, se vuoi fare una richiesta prima di chiudere gli occhi, la notte mentre insomma stai andando a dormire, puoi anche farlo, va bene? Magari proprio una richiesta che ti porterà, insomma, una qualche altra informazione in più. E poi tra l'altro qui dicono ricevi informazioni importanti, non così, cioè un sogno che ne so, che voli sulla luna, faccio per dire, no? Informazioni importanti, magari sono anche codici, di luce diamantina, codici comunque di luce di una certa e alta dimensione, va bene? Allora, io per oggi ho terminato, mi raccomando, il codice è sacro, mi raccomando, siate pronti, ok, a ricevere questo amore, amore proprio della tua vita per trovare o per far risvegliare, per far comparire finalmente questa persona. E ascoltate tutto il video, ascoltate chi non l'ha ascoltata all'introduzione, dove spiego chi è che deve fare questa recitazione di questo codice sacro e chi no, attenzione a quello che chiedete perché poi si avvera. Quindi attenzione, va bene? Sempre fede, sempre convinzione, sempre per il più alto bene. Questo deve essere sempre una cosa fondamentale, per il più alto bene di tutti, e ognuno ha il suo, non possiamo noi modificare, ok, le cose, gli eventi, il corso. Possiamo un po' alleggerire se c'è un carico particolarmente pesante, va bene? Ma no che si può togliere il carico, ok? Però si alleggerisce, e come se si alleggerisce? Quindi fede, convinzione. Pratica assoluta, così proprio dritti avanti come treni, che nessuno ci possa distogliere dalla nostra credenza, dalla nostra convinzione. Così dovete essere, perché è così che funzionano poi le cose. Già il vacillare del dubbio già ci allontana sempre di più dal nostro desiderio. Questo ve lo dico proprio. Perciò che dirvi grazie ancora, grazie a tutti veramente per il vostro affetto, anche le persone con cui parlo in privato che saluto calorosamente, ma saluto anche tutti quelli all'ascolto in questo momento. Guardatevi altri contenuti che trovate in questo canale, decreti, codici sacri, eccetera, per la crescita personale. Io vi ringrazio molto, vi mando un grande abbraccio e vi aspetto presto qui su Quinta Dimensione Letture con altri contenuti. Ciao, a presto!